Perché nasce l'iniziativa di restauro dell'organo? Principalmente perché la confraternita è consapevole di quanto sia grande il patrimonio culturale che detiene, sia in termini di beni architettonici, artistici, anche in termini di tradizioni storiche del paese. Ci siamo accorti di quanto sia importante rivalutare un pezzo del genere per far sì che possa ritornare al culto e possa diventare un punto di aggregazione per il futuro, sia per la confraternita, ma anche per tutto il popolo di Deliceto. Crediamo sia un dovere che noi abbiamo nei confronti delle generazioni passate, in quanto hanno fatto tanti sforzi per portare a noi vive tutte le tradizioni del paese, e sia anche un tributo verso le generazioni future per fare in modo che le tradizioni possano ancora perpetuarsi. Il restauro interesserà principalmente la parte armonica, quindi quella interna dell'organo, e è stato stimato forfettariamente una spesa di circa 25.000 euro. E si è pensato di adottare lo slogan "Adotta il tuo paese". Infatti la somma complessiva è stata divisa in 1.000 quote da 25 euro ciascuno, e chiunque vorrà contribuire può adottare una singola quota o anche più quote per essere partecipe del progetto e fare in modo, speriamo nell'arco di un paio d'anni, di poter ridare al culto l'organo di Deliceto, costruito nel 1775. Storia dell'organo. Io da bambino mi ricordo che venivo a suonarlo, suonavamo i mandici, e in compenso avevamo o dei fichi o secchi oppure dei biscotti, questa roba qua. Quest'organo è stato suonato fino intorno agli anni dal 50-60, e lo suonava un certo Mastro Paolo Matone, lo suonava ogni domenica e le feste. La messa la diceva un certo Don Giuseppe Campanella. L'iniziativa nasce su richiesta di un paesano, diciamo, aggiunto, Raffaele Ieffa, che da anni comunque ha sempre spinto per poter creare quelle che sono le premesse per far sì che l'organo potesse essere restaurato. L'anno scorso, da quando sono diventato priore della confraternita, è stato riproposto il progetto, ne abbiamo discusso, è stato preso in considerazione anche dall'attuale consiglio direttivo, e per far sì che si mettesse in piedi un sistema strutturato, creato per bene, che potesse dare anche continuità al progetto, anche in caso di un cambiamento del consiglio di amministrazione, è stato costituito un comitato ad hoc che si interesserà del restauro, di cui fanno parte tre membri della confraternita, che sono io in qualità di priore attuale della confraternita, Carmine Gioia e Maria Campanella, inoltre Raffaele Ieffa stesso e Paolo Pagello in quanto consulenti esterni. La volontà del comitato è stata appunto quello di garantire continuità al progetto, garantire serietà e affidabilità per quanto riguarda tutta la gestione del patrimonio economico che ne deriverà, in quanto la somma non è elevatissima, comunque è considerevole, visto soprattutto quelle che sono le risorse della Chiesa.
Ci occuperemo principalmente di tutte le attività connesse, quindi oltre alla raccolta fondi anche all'organizzazione di tutte le attività pubblicitarie che riguardano il progetto. Ci preoccuperemo dell'organizzazione di manifestazioni e di eventi che possono promuovere quella che è l'attività legata al restauro, nonché, sperando vivamente già da adesso, ci preoccuperemo di organizzare quelli che saranno gli eventi finali per l'inaugurazione dell'organo. Questa prima si chiamava La Pezzenta, si chiamava, che ogni confratello girava 7 giorni per raccogliere sia l'olio che dei soldi che venivano. L'olio veniva sfruttato sia in chiesa e il resto si vendeva per le esigenze della chiesa. Era una cassetta che si raccoglievano, insomma, dei soldi. La sera, dopo il tramonto, si andava casa per casa dicendo: Sant'Antonio, chi riteneva di dare qualcosa la metteva, chi altrimenti diceva vaggio pesce, non c'è disponibilità, dici andate via che non ho niente. La volontà quindi di creare un comitato adottando il motto adotta il tuo paese è stata dettata anche dal fatto che la confraternita e la chiesa di Sant'Antonio è una delle poche in paese che non gode di alcun tipo di rendita, e abbiamo ritenuto che 25 euro a quota fosse un'offerta accessibile a molti, e in vista del fatto che non disponiamo di grandi risorse economiche invitiamo tutti a partecipare attivamente alla realizzazione del restauro.